Marco, sono occhiaie da editing, sono letteralmente occhiaie da editing. Penso che una cosa che ho già detto è un po' una cojimata, quello che sto per dire. Non voglio più fare React. Mi diverto, ma sono corrotto dal fatto che devo cambiare aria, ragazzi. Devo cambiare aria, devo cambiare casa, devo cambiare amicizie, devo cambiare modo di vestire, devo cambiare sesso. Vedo che i miei contenuti si sono fermati a qualcosa che fa ridere solo la gente che li guarda, ma a me non più. C'è veramente qualcosa che non funziona, con me. È veramente, questo è il periodo della mia vita più lungo dove non ho cambiato aria e sono forzato a rimanere in un posto per la decisione di qualcun altro. Me la sto vivendo malissimo. Atrofizzati, dovrei. Si chiama vecchiaia, non c'entra nulla, non c'entra niente nulla con la vecchiaia. Ci sta, non devi vivere per far contenti gli altri. Certo, vi dico solamente che non posso farlo subito. React 8, stagione 24. Crisi mezza età. Ma non è questo, ma non è questo. Vi sto dicendo che per la prima volta mi è successo perché per la prima volta sono chiuso in una casa dove devo starci per forza per conseguenze del suo successo, non c'entra niente la vecchiaia. Ho sempre cambiato aria in tantissimi contesti. Ma stai tranquillo che stai benissimo, hai scelto questo e hai i suoi prezzi, ci sta. Non è un prezzo di quello che sto facendo, forse non vi state capendo. Non è un prezzo di quello che sto facendo, quello che faccio mi piace, ma quello che faccio riflette molto il mio stato mentale della vita che vivo e questo My React lo sta facendo molto, io che mi conosco e lo so. Ma non si è corrotto il modo in cui faccio video. Lo vedo corrotto io perché vedo un po' in maniera corrotta la mia vita adesso. Che mi sto accontentando di stare qui finché non cambio, che mi sto accontentando di vivere in Italia finché non parto. E questo è stato il Covid. Per quanto nessuno ne vuole parlare perché è finito e non parliamone più, porco. Però mi ha spaccato in due questa cosa qua. Ho la netta sensazione falsa, perché è una fake sensazione, che non potrà mai cambiare niente, mentre invece per tutta la mia vita, fino a quando è scoppiato il Covid, ho sempre cambiato tutto, ma adesso no. Ma adesso no. Uno state of Forse era buono un altro, forse era buono un altro. Però va bene così. Bello. Dovresti farti un viaggetto di solito aiuta. Certo, ne ho in mente due prima del fine dell'anno. Sì. E poi andiamo in Giappone prossimo anno. Ma senti però la necessità di cambiare amici? Certo, ma io la sento in continuazione. Ma cambiare amici. Ma conoscerne altri in realtà. Ma perché poi no? Mi dispiace che. Vorrei veramente farmi capire su questa cosa qua con voi, visto che ormai ci conosciamo un pochino meglio, ma non associate questa cosa alla vecchiaia. Secondo me l'unico effetto negativo che sta facendo, che sta avendo la vecchiaia su di me è questo, il fatto che mi dicono che le cose che mi stanno accadendo sono vecchiaia. No, mi sono sempre accadute, ma fin da quando ho memoria, questa specie di paura e terrore del fossilizzarmi, ci ho sempre avuta, ma in tutto, non solo nelle persone. E il Covid mi ha costretto a stare qui. Decisione che ho preso anch'io, perché si può sempre scappare, no? Però quando me ne sono andato a Messina pensavo che avrei dovuto fare le cose diversamente, che questo cambiare sempre sarebbe stato immaturo continuarlo, mentre invece è un po' il mio modo di essere ed è veramente una delle cose più oggettive della mia persona. Perciò mi sta facendo questo effetto strano il My React per questi motivi qui. Sarà divertente, ho fatto scene che non si sono mai viste, soprattutto in ambito italiano, comiche, cose un po' scemotte, ma nella mia mente già l'ho visto mille volte. Capita di essere croexati a volte. Croexati. Io vorrei una stabilità nelle amicizie, nel senso di trovare amici veri che non ho attenzione, ma ne vorrei di più e non perché ne abbia pochi, ma troppe delusioni. Talosh, anche io la penso così. Ne vorrei di più, vorrei più amici fighi. Che
Io anche sto vivendo un periodo dove sto iniziando a studiare come graphic design, poi vorrei cambiare città e appunto, come dici tu, conoscere persone nuove. È necessario, ragazzi, è necessario. In più ho un po' questa convinzione che tutti dobbiamo vivere in questa mia maniera, ovvero che a un certo punto dobbiamo lasciare alle spalle quello che ieri era il nostro presente, oggi palesemente è il nostro passato. Perché non può funzionare per sempre, niente può funzionare per sempre. Oggi in live da Mario dicevo che mi vedo costretto anche a vedere questa roba qua a livello sentimentale, perché è palese che se stai con più ragazzi, se stai con più ragazze, stai con più persone, vivi di più il mondo, perché ognuno ha una concezione del suo mondo molto ricca e molto profonda, e solamente facendoci l'amore e vivendo un po' quella profondità puoi capirlo e quindi ciao Isabel, un bacione. E quindi giovarne, no? Cambiare. E io per questo mi sono sempre innamorato delle persone più diverse fra di loro. Mi piace davvero tanto questa cosa qua. Anche se la noia del fallimento emotivo e sentimentale mi fa comunque schifo. Quindi arriva quel momento in cui nella vita devi veramente. E questa è vecchiaia. Questa è vecchiaia. Detto in una maniera positiva più che negativa. Arriva un momento in cui devi arrenderti al fatto che fisicamente non potrai avere tutto, non potrai avere tutte le persone che vuoi, perché comunque sia una cosa che ho notato in 33 anni di età è che i rapporti non sono così tanto cambiati. Sempronio, grazie mille. In alcune cose sono anche molto peggiorati. Sto parlando della dissociazione virtuale. Perciò questo non mi fa ben sperare in un momento in cui io potrei prendere meglio i rapporti, perché ci sarà un modo nuovo, magari più tecnologico, perché alla fine si parla di quello, c'è più comunicazione, di vivere i rapporti. Perciò c'è questa arrendevolezza nel dare, nell'accontentarsi, detto nella maniera più positiva possibile, dei premi che ci dà la prossimità, quindi quello che ci sta vicino. Quello che ci sta vicino, quello che ci è capitato, dobbiamo dargli un valore. A poche cose, eh? Secondo me a livello sentimentale io un po' mi devo comportare così, perché oggettivamente non c'è un modo in cui io posso sintetizzare la qualità di tempo con una persona. Devo starci tanto tempo se voglio cogliere la bellezza che io voglio cogliere nelle persone. Poi se fallisce, fallisce e rieccoci da capo. Però questo da capo ha iniziato a rompermi un po' le palle sentimentalmente parlando. Nelle altre cose, viaggi, case, amicizie, musiche, cibo, vestiti, contenuti, il mio lavoro che faccio, il parlare con voi, il come cammino, voglio cambiare in continuazione, perché non, io non so quanti marco dentro finché non li vesto, no? Se no che cazzo sei? Tre cose? Nessuno è tre cose, siamo tipo 1 miliardo. Sei proprio il mio Marco psicologino, eccomi. Non mi accontento di un cazzo, Marco. Chiudo forte con i fallimenti che mi fanno danno del male, il resto ci sta tutto. Basta che non c'è cattiveria o strategia nell'amicizia. Quello mi fa male forte. Immagino. Immagino. Ma stai stempiando, Marco? Tu dici qua? Qui mi strappavo i capelli quando ero piccolo. Se ti guardi anche i video molto molto vecchi, c'è sempre lui. Si scrive donna, si legge danno, eccolo. Hai letto il manga Hentai di Volpe? Non ancora. Alla fronte alta, raga, grazie, Manghina. Grazie. Ciao Marco, prendi il tuo tempo, finisci quest'ultimo progetto e poi rilassati, stai alla nuova casa e troverai un modo migliore per esprimerti artisticamente. Comunque oggi hai la fronte un po' più bassa, smettetela. Non parliamo della mia fronte. Comunque, certo. Salutiamo tutti da Vernello. Qualcosa mi dice che oggi non scasserà il cazzo. Oh. Merda, ragazzi. Ci al primo colpo, fra qualche mese, fra un po' di giorni, fra un mese,
Non avrò più tavernello. Che bello! Che bello! Ma io la merito questa fortuna nella vita. No, no. Allora devo essere grato. Devo essere grato. Non avrò più tavernello. Mai più. Potremo fare live indisturbati. Potrò fare il cazzo, ma non è possibile. Io prima avevo questa cosa e adesso non più, me l'hanno tolta da 2 anni. Ma come si fa a retrocedere? Mai più, mai più, mai più. Ma che mi è preso? Perché ho accettato tutto questo? Perché avevo speranza. Però la speranza a volte deve essere la prima a morire. Ci sarà un serial killer. Meglio morire che avere le palle rotte ogni cazzo di sera. C'è la live della nuova casa, concerto dei Maghi Merino. Merda. Sì, facciamo un po' di musica. Marco, eccoci qui. Un nuovo Scary Time, una nuova avventura. Continueremo su Scorno, un gioco che sembra interessante, a quanto pare è ancora tutto da scoprire. Non ci resta di giocare e godercelo appieno. Jack, mi piace un sacco il tuo modo di eccitarti. Giochiamo a Scorno. Uno scorn of mine. È il momento di giocare a Scorn, è il momento di giocare a Scorn, è il momento di giocare a Scorn. Lo accenderò. Oh, è il momento di giocare a Scorn, è il momento di giocare a Scorn, è il momento di giocare a Scorn. Cuffie mi metterò, no, 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 è il momento di giocare a Scorn, momento di giocare a Scorn, è il momento di giocare a Scorn. Ed eccoci qua, tatatta.